Marotta, Dzeko merita il rinnovo. Juve andai via per l'operazione Ronaldo. Rispetto a ieri non è cambiato niente, c'è la consapevolezza di poter essere protagonisti sino in fondo in un campionato anomalo e inedito, che ripartirà il 4 gennaio. E l'analisi dell'Inter Giuseppe Marotta ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Su Rai Radio 1. È qualcosa di inedito e tutti noi siamo curiosi di capire, soprattutto per quanto riguarda la sfera delle performance. Fra giocatori che vanno ai mondiali e altri che restano a casa. Per i preparatori atletici sarà difficile. Inedito, bisognerà capire giocatore per giocatore eventuali carenze che saranno dimostrate in questo arco di tempo. Marotta ha analizzato questa prima parte del campionato nerazzurro: abbiamo avuto un handicap misterioso. Silenzioso, di cui non capitavo le origini, poi la squadra e l'allenatore hanno trovato i correttivi. Dei rimedi. Oggi fa sensazione il fatto che fuori casa abbiamo un percorso e in casa un altro. Abbiamo subito 4 sconfitte in trasferta, ma in evidenza ci sono i 18 gol subiti, che sono tanti rispetto ai 22 totali. Questo è l'elemento che deve farci riflettere e l'allenatore dovrà trovare i correttivi, sono questi i nostri compiti per casa. Sulla sfida che attende l'Inter al ritorno del campionato, il 4 gennaio, contro la capolista Napoli, abbiamo giocato 7 partite in casa e 8 in trasferta. Abbiamo 4 punti meno dell'anno scorso, quando il Napoli era in testa con 36 punti. 5 punti in meno di ora. Ci saranno ancora 23 partite da giocare e 69 punti in palio, non penso sia la sfida con il Napoli del 4 gennaio quella decisiva. Più importante è capire in che condizioni fisiche ci ritroveremo. Per il rinnovo di Dzeko Marotta non ha dubbi, merita il rinnovo, è un grande professionista. Attaccato alla maglia e come tanti vecchietti in giro è il vizio del gol. Al momento opportuno avvieremo i contatti, il nostro desiderio è quello. Anche se conta la volontà del giocatore. Per ora nessun annuncio di colpi in arrivo sul mercato di gennaio, non credo ci siano opportunità che fanno al nostro caso. Restiamo con gli occhi aperti, ma credo che questo gruppo sia già competitivo per gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Alla domanda sulla situazione dell'iter per il nuovo stadio, Marotta ha spiegato che bisognerebbe avere iter più fluido. La situazione che è curata dal mio collega Antonello è in stallo e speriamo che risolva presto. Alla vigilia del Consiglio federale della FIGC sul caso D'Onofrio, il procuratore capo dell'associazione arbitri arrestato per droga. Marotta ha detto, è una pagina molto triste, tra le più brutte del calcio italiano. Sono certo che Gravina la risolverà nel migliore dei modi. Sulla questione ultra. Dopo l'episodio della curva nord fatta sfollare dopo la notizia dell'omicidio del capo ultra Vittorio Boiocchi, innanzitutto non voglio parlare di repressione. Quanto invece di prevenzione, bisogna creare un fenomeno di cultura maggiore rispetto a oggi. Lo stadio ora è un'arena, dovrebbe diventare un momento e luogo di aggregazione. Si sono persi alcuni valori, sta a noi più esperti cercare di passarli ai giovani. La dell'Inter, commentando l'uscita di Cristiano Ronaldo contro l'allenatore del Manchester United. Ha poi negato che l'acquisto di CR7 da parte della Juve sia stato all'origine del suo addio al club bianconero. All'interno di una struttura dirigenziale di un club è normale che ci siano posizioni differenti. Ma questo non vuol dire che io fossi contrario all'operazione CR7, lui è un'icona e un campione. Ma non è stato quello il motivo del mio divorzio dalla Juventus.